Ciao a tutti amici, io sono il Valle Protto e questo è il Valle Protto Show! Purtroppo qui in Valle Po dobbiamo di nuovo restare a casa. La colpa è ancora di quell'antipatico di coronavirus che ormai conosciamo tutti e che non vuole saperne di andare via. Ma noi sapete cosa facciamo? Parliamo di una cosa che possiamo vedere tutti i giorni e che ci ricorda le cose belle del mondo. Siete pronti? E allora, sigla! Ai piedi del Monviso c'è un letto strano, tutto azzurro come il cielo, non l'hai visto mai. E furbo si nasconde, ma noi l'abbiamo trovato, ed ecco allora cominciare il Valle Protto Show! Eccoci qui. Oggi parliamo di una cosa di cui si parla anche nella sigla del Valle Protto Show. Sì, bravi, proprio il cielo! In questa puntata scopriremo perché è azzurro, come me, e poi... Oh, ecco Volpotto, puntualissimo. Pronto? In guardia, Valle Protto, sono Volpotto, e oggi è il giorno in cui finalmente ti mangerò! Volpotto, siamo di nuovo in zona rossa, vuol dire che non possiamo uscire di casa, se non per necessità. Ah già, però mangiarti è una necessità per me. Sì, ma essere mangiato non è una necessità per me. Dai, sono mesi che voglio mangiarti e non ci riesco mai. E fai uno sforzo, no? Fatti acchiappare. Magari la prossima volta, va bene? Oggi invece parliamo del perché il cielo è azzurro. Ma il cielo non è sempre azzurro, giusto? Cioè, per esempio, di notte è nero e al tramonto invece è rosso. Infatti, il colore del cielo cambia in base al momento della giornata in cui lo osserviamo. Ma procediamo con ordine e iniziamo parlando del sole. Il sole? Ma non si doveva parlare del cielo? Sì, ma è grazie al sole che possiamo vedere i colori. Per la precisione, grazie alla luce che emette. E la luce proveniente dal sole è bianca. Allora non ha colori. Non è proprio esatto. Isaac Newton, uno dei più grandi scienziati della storia, scoprì, usando un prisma di vetro, che la luce bianca del sole è formata in realtà da diversi colori che, sommati insieme, danno appunto il colore bianco. Ed è qui che entra in gioco l'atmosfera terrestre. Cioè l'aria e l'ossigeno? Sì, più o meno. L'atmosfera è una specie di sacca che avvolge la Terra ed è composta da diversi gas e particelle, tra cui anche l'ossigeno che noi respiriamo. Ora, quando la luce del sole entra nell'atmosfera, colpisce queste particelle e, come nel prisma di Newton, si scompone nei diversi colori. Ah, ma è come l'arcobaleno! Esatto! L'arcobaleno si forma quando la luce del sole si riflette e si scompone colpendo le particelle d'acqua rimaste sospese nell'atmosfera dopo che ha piovuto. Ecco, però allora come mai il cielo non è di tutti i colori, ma di uno solo? Perché quello dell'arcobaleno è un fenomeno che avviene solo quando ci sono molte particelle d'acqua sospese nell'atmosfera e solo dove quelle particelle sono più concentrate. Il colore del cielo, invece, è dovuto al fatto che i colori di cui è composta la luce bianca del sole viaggiano su onde elettromagnetiche di lunghezza diversa.
Quelle di colore rosso, arancione e giallo sono onde lunghe che riescono a scavalcare le particelle di gas dell'atmosfera e quindi non vengono riflesse. Le onde di colore blu e azzurro, invece, sono onde corte e quando colpiscono i gas dell'atmosfera vengono riflesse in tutte le direzioni. In questo modo noi vediamo il cielo azzurro perché solo le onde azzurre vengono riflesse dall'atmosfera. Ma è una cosa stupenda! Hai ragione, Volpotto. Ma è di sera? Cioè, come mai al tramonto il cielo diventa rosso? Di sera il sole si abbassa all'orizzonte. Questo vuol dire che la luce deve attraversare molta più atmosfera per arrivare ai nostri occhi. Le onde di colore azzurro, che sono più corte, si disperdono nell'atmosfera prima che noi le possiamo vedere, mentre le onde rosse, che sono più lunghe, riescono a percorrere una maggiore distanza e quindi a raggiungere i nostri occhi, colorando il cielo di rosso, rosa e arancio. Ah, ecco, adesso ho capito. Quindi forse adesso sai perché di notte il cielo è nero. E beh, forse perché di notte non c'è il sole. Esatto. Senza la luce del sole non ci sono raggi colorati che entrano nell'atmosfera. E quindi il cielo ci appare nel suo vero colore, cioè nero. Questo avviene anche sulla Luna e in generale nello spazio. Riesci a indovinare perché? Forse perché non c'è l'atmosfera lì? Bravissimo, Volpotto! È proprio così. Sulla Luna e nello spazio, la luce del sole arriva come sulla Terra. Solo che lì non c'è atmosfera, cioè un insieme di gas e particelle che ostacoli i raggi luminosi. Quindi la luce rimane bianca e non si scompone negli altri colori. In questo modo la Luna viene semplicemente colorata di bianco, mentre il cielo resta nero, perché le onde colorate non colpiscono niente e non si riflettono. È il contrario di quello che avviene da noi. Proprio così. Ma questa cosa dei colori della luce è fantastica. Adesso il cielo mi sembra ancora più bello. Sono contento che questa spiegazione ti sia piaciuta, Volpotto, e spero che sia piaciuta anche a voi, amici che ci seguite da casa. La puntata di oggi finisce qui. Noi ci vediamo il prossimo mercoledì pomeriggio, sempre qui, al Valle Protto Show. Nel frattempo, come sempre, potete scrivere a me e a Volpotto all'indirizzo mail valleprotto@gmail.com o su WhatsApp al numero 333 4620 344. Fate i bravi e alla prossima settimana! Ciao! Ai piedi del buon viso c'è un ricordo strano, tutto azzurro come il cielo, non l'hai visto mai. E furbo si nasconde, ma noi l'abbiamo trovato, ed ecco allora cominciare il ballo.